Buongiorno a tutti ragazzi, questo è Pump Games e io sono Green Eagle. Oggi siamo su Minecraft. Prego un mod review un poco speciale. In questo video andremo a vedere la Rose Mod. Rose sta per Gale of War. Guardate che spettacolo. Il tizio che ha fatto questa mod ce l'ha messa tutta perché è veramente fantastica. Ha alcuni bug che adesso andremo a vedere. Però guardate, anche solo i binari, la definizione dei binari in 3D sono fantastici. Per iniziare, la tuta che ho addosso, questa qui, è il completo da macchinista che si può scambiare con il petto dalla giacca pesante alla t-shirt. La giacca pesante protegge più della t-shirt. Per ora nessun item della mod è craftabile in survival. Questo è un po' un peccato perché sono comodi questi treni in survival. Il treno si alimenta col carbone. Si dovrà prendere il carbone e metterlo qui o qui. Questa è la locomotiva più grossa che c'è e che ha anche il suo tender, che è il vagoncino subito dopo portacarbone. Adesso andiamo a, diciamo, accendere questa locomotiva una per tutte, perché non c'è bisogno di accenderle tutte. Se ci mettiamo qua, troviamo il punto giusto. Ok, sentite il rumore. Se abbiamo premuto col tasto destro dalla caldaia, ha iniziato a fare una fumaglia. Ho fatto pure rima. Entriamo dentro col tasto destro. Dentro la cabina avremo un po' di margine di movimento. I comandi sono con H, il fischio, si suona il clacson, con O si apre la fornace, però non serve ancora, diciamo, a nulla, oltre che a mettere un po' di carbone da qua. Con B abbiamo il treno. Poi prendiamo la pipa.
si sono collegati. Intanto il carbone è anche finito, così questo rumore. Con L accendiamo le luci, che se avete una mod di shaders illumineranno in modo epico. Questa mod viene completata con gli shaders, ma gli shaders sono tutta un'altra storia. Qui abbiamo il vagone di prima classe, possiamo dire, perché è il vagone porta passeggeri più, diciamo, comodo. Entriamo, sempre entrando un po' dentro. È un peccato che non ci si possa sedere su ogni sedia o andare qui, perché qui c'è anche il bagno. Se da fuori entriamo, qui c'è una stanzetta tipo bagno, ma non ci si può entrare. E comunque rimane sempre fantastico, perché a parte che rispetto alla Railcraft, in cui i treni sono veramente smilzi, si piegano male, qua anche i pezzi di binario sono fatti veramente bene. Si è concentrato molto sui modelli 3D di produttore. Con la lente di ingrandimento, la loop, premendo col tasto sinistro sull'hitbox, potremmo vedere chi ha piazzato il vagone o la locomotiva. Poi abbiamo questi simpatici vagoni, che sono i vagoni di seconda classe. Premendo con il tasto destro qui e con lo shift sinistro premuto, si apriranno le porte. Opla. E noi possiamo entrare e magari chiuderci dentro. E questi sono i vagoni di seconda classe. Bellissima la stufa dentro con la teiera e i quattro letti a castello. Ora sono finito dentro il vagone. Ah! Poi abbiamo quello vuoto. Questo è semplicemente portamerci, non ci sono i letti. Anche qui abbiamo la versione con i tronchi di legno, in cui non possiamo salire, e la versione senza, in cui invece possiamo salire. Perché mi si è salito in questo? In cui possiamo salire, perché è vuota. Andando avanti abbiamo altri due tipi di vagoni per i treni normali. Uno è la fuel tank. Sono finito di nuovo di qua. La fuel tank, che per ora non può essere riempita di nessun liquido, ma spero e penso che verrà aggiornata, mettendo tutti gli item con un utilizzo. Questo, rispetto all'altra, ha un piccolo spazio in cui stare, probabilmente col suo freno, che però non è ancora utilizzabile. Quindi scendiamo e andiamo avanti. Poi abbiamo qua altri due tipi di locomotive. Sono più piccoli, però non più brutti. Qua ne abbiamo uno blu, che è leggermente più corto ma più alto, e uno verde, che è più lungo ma più basso. Il funzionamento è esattamente uguale alla locomotiva che vi ho fatto vedere prima, nera, solo che questi non hanno il tender e sono chiusi dietro, quindi sono locomotive complete anche senza il tender. E poi c'è la più semplice ed ultima delle locomotive a vapore. Da qui sembra veramente fatta in casa, è piccolina, è l'unica a cui si possono attaccare questi vagoncini. Questi vagoncini, come dicevo, in questa versione sono buggati e non hanno un utilizzo, ma nella versione per 1.5.2 potevi metterci i blocchi.
io ripeto, spero che lo aggiornino e che sistemino tutti i bug. Poi c'è quello più economico, che è quello a mano, il classico a mano. Togliamo il freno che fa un cigolio odioso e muoviamoci. E questo è l'ultimo vagone, o treno come si vuole chiamarlo, perché questo non può essere chiamato treno, è a mano. Ma adesso andiamo a vedere i binari. Alcuni pezzi di binari li avete già visti qua, ma vediamoli meglio nel dettaglio. Partiamo dai binari lunghi e dritti. Faccio un piccolo preview di tutti i binari. Adesso vi spiego come si chiamano e la loro varietà. Partendo dal più semplice, abbiamo quello dritto da un blocco, che è semplice, poi fare i dettagli magari. Poi abbiamo quello dritto da 16 blocchi, che invece quando si vuole fare i lunghi percorsi è più comodo. Poi abbiamo l'incrocio. L'incrocio permette di appunto incrociare due binari separati. Può essere utile per chi lo vuole usare. Scusate. Poi qui abbiamo la fine del binario. Il segnale che ci dice che il binario è finito, il binario morto, che è lungo circa 3 blocchi e con cui le locomotive vanno a sbattere. Poi abbiamo i binari paralleli o anche detti diagonali. C'è quello da 1 e quello da 16. Questi servono per fare un pezzo rettilineo dopo una curva parallela. Poi qua, come si può vedere, queste sono delle rampe. Ci sono la più corta da 12 blocchi, poi da 25 e da 50 blocchi. Per fare una seconda rampa bisogna che ci sia tutto il pezzo così di blocchi, se no non verrà. Quindi sono lunghe da costruire. Superate queste lunghe salite. Naturalmente, se si vuole fare una salita più rapida, si usano quelle da 12, perché salgono di un blocco in meno distanza. Invece è meno ripida e poi proprio la più cauta di tutte è questa qui, perché in 50 blocchi sale di un blocco. È sempre con le mega misure. Abbiamo le curve, queste sono curve normali, rispettivamente la più grande che è di 90 blocchi, bella lunga, poi sempre più stretta questa qui che è di 60 e questa che è di 30, rispettivamente gli scambi da 30, 60 e 90. E ora ecco il bello, i paralleli. Questi sono gli scambi paralleli. Abbiamo quello grande, quello medio e quello piccolo. Da grande, medio, piccolo, qui cambia l'inclinazione del binario che esce. È abbastanza complicato posizionare una curva parallela su questo, perché se si farà semplicemente così, come uno pensa di fare, cioè non riesce. Guardate, quindi dovete andare qua dietro e trovarvi il punto giusto. E adesso si è collegata a questo, non era proprio la mia intenzione. Ok, fin qua. Avete capito? Quindi è abbastanza complicato costruire una ferrovia. Qua c'è il parallelo corto, parallelo lungo,
cioè il parallelo medio e il parallelo lungo. Come vedete non cambia la loro lunghezza, però l'inclinazione che si prendono. Questi sono tutti gli item aggiunti da questa fantastica mod che, anche se effettivamente non hanno un utilizzo pratico tutte le cose, vi consiglio di prendere perché si possono fare uniti alla Shaders veramente delle cose fantastiche, soprattutto in un ambiente desertico o anche di montagna. Quindi per questo video era tutto, io ho il binario in mano, quindi vi saluto, aspettate che mi metto la magliettina perché fa caldo, per fine del video mi metto la maglietta perché fa caldo ormai. Quindi vi lascerò il link della mod in descrizione e se il video ti è piaciuto lascia un like e prenditi la mod perché fa sempre bene prendersi la mod. Se non sai come installare Forge, scrivicelo nei commenti, è veramente semplice come installare Forge. Forge serve per mettere le mod, ma questo è tutto un altro paio di maniche. Sono queste maniche qui, Forge è questo. Comunque questo era Pamafa Games e se il video ti è piaciuto, ma l'ho già detto, lascia un like che ci fa piacere. Basta, noi ci vediamo mercoledì con un altro video. Anzi, vi faccio una domanda, ve la faccio poi anche nei commenti, però siccome noi abbiamo finito la prigione di The Escapist, facciamo un'altra prigione di The Escapist oppure vi propongo altri due giochi? Quindi leggete i commenti che vi lascerò per i titoli dei due giochi che propongo al posto della nuova prigione di The Escapist e noi ci vediamo mercoledì con quello che sceglierete. Ciao ragazzi!